Beh, l'iniziativa nasce da un'organizzazione nata un paio d'anni fa a Londra, Cinema Italia UK, che ha chiesto a me come amico e in un certo senso biografo di Mario Monicelli, ma ci tengo a dire biografo da vivo, non da scomparso, oltre che amico di tanti suoi amici e della sua vedova, fra l'altro, e di fare un omaggio di. Non una retrospettiva, si tratta di due film più un documentario, ma per fortuna siamo riusciti ad avere due capolavori, due dei grandi capolavori di Mario Monicelli, cioè La Grande Guerra e i compagni, e credo che per chi non li ha mai visti, vederli su un grande schermo sarà un'occasione straordinaria. Tu, assaggia il tuo arancio e dimmi che te ne pare. Signor sì. Ottimo abbondante, signor generale. Invece è uno schifo. Niente grassi e poca pasta. Questo non è cibo per uomini che combattono. La sciacquatura di marmitte, si provvede. Ciao, ruffiano. Sì, ti parli. L'ho fatto apposta per vedere che diceva. Magari ci provava a dire che era buono. Purtroppo poco, nonostante i vari premi internazionali, le nomination agli Oscar, i Leoni d'Oro, eccetera, eccetera. La critica internazionale, anglosassone, cioè angloamericana, ma anche francese in parte, ha scoperto troppo tardi il fenomeno commedia all'italiana, un fenomeno che si è sviluppato dagli anni 50 fino agli anni 80, grosso modo, che poi è quasi defunto. Allora è stato scoperto o riscoperto in gran parte del mondo. Beh, ci sono dei buoni registi di commedie, ad esempio Pieraccioni, che anche lui non è più popolare come era anni fa, è toscano come Monicelli, aveva fatto interpretare a Monicelli un ruolo in Il Ciclone, uno dei suoi più grandi successi, e si riteneva suo erede, ma anche Paolo Virzì aveva studiato non con Monicelli, ma con Age e Scarpelli, che erano i collaboratori regolari come sceneggiatori di Monicelli. Beh, lui ha fatto più di un film, o almeno due o tre film, sugli italiani all'estero, sugli italiani in America, sugli italiani a Londra. In America il film si intitolava La Mortadella con Sophia Loren, quello girato a Londra nel 66 si chiamava, e La ragazza con la pistola con Monica Vitti. Mamley, have you a bottle of Mamley? No, I have a barrel of Mamley. Now the breakfast. One cup of tea, two cups. Do you want some choke and some? Monicelli si interessava alla fenomenologia degli italiani contemporanei e anche del passato in tutte le loro, in tutti i loro aspetti. Certo, cercava il lato comico, cercava il lato satirico, cercava il lato ironico. Not at all. I can say pretty much that. Well, of course, his films were never distributed here. There was a period when a lot of Italian films were shown here, but they tended to be by other directors, by more dramatic directors, people like Antonioni, Fellini, and so on. They were all shown, Bertolucci, back in the 1960s and 1970s. But Italian comedy was never shown, quite frankly. So that's the reason. I wouldn't like to be totally dogmatic about that because there are some clever directors who might have found by going to festivals and so on, but I can't think of any. I certainly can't think of any director who I know about who would say, "Ah, yes, I love Italian comedy," and so on and so forth. About him, rather than his colleagues, of course, there are other famous directors of Italian comedy. He's quite cynical. He's not sentimental at all. So his films have this kind of slightly, I don't know the word, sardonic, this kind of slightly kind of sardonic aspect to them.
They're not really comedies. They're not really comedies where you laugh. And when one thinks of British comedies, one thinks of Monty Python and Uncle Sonny, where everyone's laughing and so on. No, these are quite, they're within a realistic register. They're not so far away from dramas, in fact. A film like I Compagni, which doesn't really have many laughs at all. Calma. No, non è vero, non sono dei cagoni. Sono la maggioranza. E la maggioranza è la voce della saggezza. Siete voi dei pazzi, tu, Barbero, tu! Voi che pretendete di lavorare solo 13 ore al giorno, di guadagnare 3 soldi di più, voi che volete evitare l'ospizio, l'ospedale. Well, I hope that this will be an introduction, because I think this is the first time that his films, these two classic historical films, are being shown here for a long time. If they're introduced well and they're shown in good circumstances and some critics write about them enthusiastically, then maybe the interest in Monicelli will grow a bit.